Ciao da Axaro della Tana dei Goblin, benvenuti all'unboxing di Horseless Carriage della Splotterspellen. Vediamo la scatola, questa è la copertina, questo è il disegnatore, Jan Lipinski. Interno della scatola, ovviamente come da tradizione Splotter, sul retro la scatola è completamente bianca. Manuale in inglese, come vedete è per lo più scritto, ma ci sono anche delle immagini, anche se io l'ho già letto, sarebbe stato meglio avere qualche esempio in più. In ogni caso, su Board Game Geek trovate il regolamento scritto da un utente in maniera alternativa. Quello che io vi consiglio di fare è leggere una volta questo, una volta quello di Board Game Geek e poi leggere per la terza volta questo, vi sarà tutto molto più chiaro. Regolamento anche in tedesco, come sempre da loro tradizione, una copia in inglese e una in tedesco. Veniamo adesso al contenuto. Allora, questi sono i cubetti per i miglioramenti tecnologici, sono ovviamente nei 5 colori delle scale, diciamo, tecnologiche delle automobili. Poi abbiamo i 5 simboli invece delle case automobilistiche. Questi sono praticamente i simboli con cui i giocatori giocheranno, dato che si può giocare da 2 a 5 se non sbaglio. Poi abbiamo le auto normali, ve ne faccio vedere una, queste qua viola sagomate, ce ne sono di più perché ovviamente di queste se ne producono di più. I truck, sono i camioncini, color oro, e infine le auto sportive, che sono quelle un po' più rare e anche però più remunerative, sono queste qua. Poi abbiamo questi segnetti, vanno messi sulle track delle tecnologie per, diciamo, delimitarne l'avanzamento. Due mazzetti di carte, questi sono quelli con cui i giocatori vanno a rimpinguare la plancia, il tabellone dove, diciamo, compaiono i nuovi buyers, i nuovi compratori. Hanno a volte un limite del turno in cui si possono giocare e a volte degli orologi sono uno dei sistemi per cui finisce la partita, arrivare in fondo alla track degli orologi. Mentre la posizione ovviamente indica dove andranno messe le nuove auto sul tabellone. Oh, infine c'è il pezzo forte, queste, che sono le finestre di vendita, ovvero sono nei colori dei giocatori, sono delle finestrelle che vanno a individuare sul tabellone dei compratori ai quali si può vendere la propria auto. Il problema di queste finestrelle è che sono di plastica ma sottilissime. Quando vengono messe tutte sul tabellone, siccome poi in mezzo rimangono delle auto, rimuoverle ho già detto che è un po' un problema. Forse sarebbe stato meglio averle fatte di plastica più spessa. Sono in diverse misure a seconda di quanto è efficiente il vostro venditore. Poi veniamo alle schede riepilogative delle tecnologie delle auto. Come vedete c'è Reliability, Speed, Design, Range e Safety, ognuna con i pezzi che potete sviluppare all'interno della vostra fabbrica di auto per rendere più appetibili sul mercato le vostre macchine. Il retro di queste schede riporta per ogni fazione, diciamo, un riassunto di gioco. Come vedete, i nomi delle varie fazioni sono presi da reali magnati dell'industria automobilistica, tra cui anche Giovanni Agnelli. Veniamo infine al tabellone. Un tabellone bello grosso. Adesso proviamo a aprirlo tutto. Stranamente è stampato anche sul retro con l'immagine che troviamo poi sulla copertina, quindi un lusso che dalla Splotterspellen di solito non ci si aspetta. Eccolo qua. Sul fronte il tabellone, c'è un po' di spazio, è composto dalle seguenti parti. Allora, questa è l'area in cui verranno messe le nuove automobili.
e su cui vengono poi posizionati i segmenti di vendita che vi ho fatto vedere prima, per poter vendere le proprie auto agli acquirenti che sono messi qua sopra. Qua c'è, diciamo, l'ordine di turno, che però funziona in due modi: chi è primo in ingegneria sarà ultimo a vendere e viceversa. Questo poi vi sarà più chiaro quando leggerete bene il regolamento. Comunque c'è convenienza sia essere primo nelle vendite che primo in ingegneria, bisogna durante la partita bilanciare bene questi due aspetti. Qua ci sono le richieste minime che una fabbrica deve avere per poter vendere un'auto, mano a mano che il gioco avanza diventano sempre più alte in tutti e cinque i settori. Questo è il tracciato del tempo che vi dicevo, con l'inizio per 5, 4, 3 giocatori. In due non si può giocare, vero? Questi invece sono la traccia dei punti vittoria, che poi sarebbero i soldi che voi guadagnate fondamentalmente. E infine questa è la capacità delle vostre fabbriche di produrre un certo quantitativo di automobili in ogni round. Quindi questo è il tabellone di gioco. Andiamo infine a vedere le fustelle. Allora, come vedete, all'interno della scatola tutto il resto, praticamente metà scatola, è occupata da fustelle. Hanno anche questo comodo occhiello per tirarle fuori. Comodo, diciamo, si fa per dire. Ecco. Eccole qua. Sono una... non so quante sono, ma... 3, 6... 9, 12, 15, un 18 fustelle su per giù. E qua troviamo vari elementi, dai prezzi che vengono messi sul tabellone, vari elementi che vengono messi poi all'interno della propria fabbrica. Queste sono le aree di vendita della fabbrica, questi sono dei requisiti che vanno messi vicino al tabellone, di nuovo pezzi di auto. Ecco, fate attenzione perché 10, diciamo 20 in totale di queste frecce verdi che trovate qua sulle schede devono essere rimpiazzate con frecce gialle e blu, e la Splotterspanen ha fornito un file stampabile su etichetta adesiva. Per 10 di queste freccette verdi dovrete stampare 10 gialle e 10 blu e andarcele a incollare sopra. C'è scritto comunque tutto nel file quali siano quelle effettivamente da sostituire. Quindi ancora pezzi, pezzi, pezzi ovviamente nei vari colori dei giocatori. Questa per esempio è una delle scale tecnologiche su cui si basano le automobili, nel qual caso il design. I giocatori iniziano da zero e mano a mano che migliorano la loro capacità di design potranno vendere auto sempre più sofisticate. Altra scala, queste parti nere, e tra l'altro le fustelle sono molto belle, si staccano anche immediatamente. Queste parti nere invece che vedete sono diciamo, la base della fabbrica. A ogni round ne aggiungerete una, in modo tale da ogni round ampliare la vostra fabbrica e avere sempre più possibilità di sviluppo. Questa qui invece nera grande è quella da cui partite. Ancora, ancora, ancora e ancora. E direi che questa era l'ultima fustella di Horseless Carriage della Splotterspanen.